E siamo alla sesta invenzione inca, quella del filo emettitore. Di cosa si tratta? Dunque, intanto, il solito riferimento, la video lezione, che poi, esamina questo problema nel dettaglio, chi lo vuol vedere, è della serie dell'elettromagnetismo, quindi E magn. F3, la A, la E, la B. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle equazioni di Maxwell applicate all'emissione di onde elettromagnetiche, che sono una cosa, diciamo, in principio sembra molto complicata. Per esempio, io che feci fisica malamente perché ai tempi i testi erano poverissimi, i testi erano 100, 120 pagine, che adesso sono di 600, quindi se uno non ha l'insegnante in gamba, comunque magari studiando bene il testo impara delle cose. Lì non c'era né il testo ricco né l'insegnante valida e io non feci quasi niente. Cominciai a imparare qualcosa di interesse. Dunque, all'università c'è il salto, si fanno le cose complicate, per cui, per fare un esempio, equazioni di Maxwell te le sparano, io lo diedi anche con l'esame, senza capirci quasi niente. Ti sparano le equazioni di Maxwell con la divergenza del campo magnetico che è uguale a densità fratto la costante dielettrica, poi la divergenza del campo magnetico che è zero, poi ce n'è un'altra, che è quella della resilienza, poi quella più complicata che è C2. Rotore del campo magnetico che è uguale a densità vettoriale della corrente elettrica fatto Y0 più la derivata parziale del campo elettrico rispetto al tempo. Cose difficili da capire al volo. Cioè, c'è chi le sa bene queste cose. Io feci fatica a imparare tante cose a memoria, tuttora non sarei in grado di capire da questa equazione quello che poi veniva dimostrato e che praticamente è complicato. Immaginate che in un filo venga messa ad oscillare una carica in uno spazietto, vengono fuori delle onde che vedete in quei video lì, delle onde di campo elettrico e di campo magnetico che hanno una forma stranissima nello spazio, che è una cosa di questo genere. Immaginate un po' da quell'equazione lì ricavare queste cose. Non oso pensare come abbiano fatto nell'Ottocento la gente tipo appunto Maxwell, Lagrange, eccetera, che studiavano, risolvevano quelle equazioni. Per cui io sì, sapevo che c'erano queste cose, ma per me erano cose difficili. Le equazioni di Maxwell nel liceo scientifico vengono viste un po' di striscio, così, senza farmi più di tanto perché c'è il rischio di andare nelle complicazioni. Viceversa, mi capitò una decina, forse quindicina d'anni fa, di vedere sul testo del famoso Halliday. Halliday è un testo di fisica che aveva anche mia moglie, perché è un testo universitario, però per corsi di laurea in cui la matematica e la fisica non sono fondamentali, tipo medicina, biologia, eccetera, no? Lei ha fatto appunto scienze biologiche e aveva l'Halliday versione, quando c'erano ancora i dinosauri, ce l'abbiamo ancora in casa, versione vecchissima di 30 e passa 35 anni fa. Mi capitò 15 anni fa il testo recente, allora adesso sarà vecchio anche quello, ma recente, fatto molto bene, con una miriade di esempi interessanti. Tra cui diciamo, l'analisi della propagazione dell'onda elettromagnetica senza usare le equazioni nel formato completo, tridimensionale, con i gradienti, eccetera, ma usandola diciamo, nella veste un po' semplificata che può essere a livello del liceo scientifico, che aveva però
ancora un difetto. Comunque, tanto vi faccio vedere di cosa si trattava. Immaginate un piano infinito, per evitare che si debba tenere conto di queste, di questo propagarsi nelle tre dimensioni in maniera molto strana. Un piano infinito in cui ci sia un improvviso muoversi di cariche che faccia una corrente di cariche verso l'alto in questo piano, con una densità J di corrente, perché la corrente è tutta, devi prendere tutto il piano. In un metro quadro hai una certa carica che si muove, quella è la densità di corrente. Ecco, in questa situazione qua, quando tu sai che quando c'è una corrente viene fuori un campo magnetico intorno, eccetera, tu hai puoi cominciare a ragionare su questo benedetto campo magnetico che fa così e che gira attorno al piano, che interseca un quadratino elementare che va, in cui vai a studiare cosa succede. Propagazione vuol dire che questo campo magnetico parte quando c'è la corrente, si propaga nello spazio, però se la corrente è partita un millesimo di secondo fa, fino a qui ci arrivi, qui ancora non hai, diciamo, non puoi sentire già il campo magnetico. Il campo magnetico si sta propagando all'infinito con un effetto che è quello di, in questo quadrato, di aumentare il flusso del campo magnetico nel quadrato, e quindi aumento del flusso magnetico all'interno di un circuito chiuso provoca una corrente. Se il circuito non c'è, nel senso che non c'è il filo, c'è comunque un campo magnetico, un'astrazione un po' difficile, ma c'è un campo magnetico, un campo elettrico che ha la sua rotazione. Il quale campo elettrico combinato con quello che succede in un quadrato messo invece orizzontale ti fa ti produce una concatenazione di campo magnetico e campo elettrico che si propaga. Si scopre, facendo i conti da liceo scientifico, si scopre che la velocità di propagazione di questo campo elettromagnetico è la velocità della luce, da cui nell'Ottocento ebbero la sorpresa, dice, ma allora queste onde radio sono in qualche maniera imparentate con la luce, che allora non sembrava assolutamente fosse un'onda elettromagnetica. Invece si è scoperto poi che c'è uno spettro di onde elettromagnetiche, tutte che viaggiano a quella velocità, eccetera. Dunque, questa semplificazione qua del piano invece che della vera antennina con le cariche che vanno su e giù e che complica le cose, perché in tre dimensioni non puoi più fare questi ragionamenti semplificativi, ho cominciato a usarla da una quindicina di anni a questa parte, non sempre, perché bisogna vedere quanto nell'ex magistrale quando si arriva a fare queste cose, spesso non si riesce a farle, sono troppo approfondito per il livello di preparazione, però capita, come è capitato 3 anni fa che ho avuto una classe di scientifico, quinta scientifico per un anno, e lì chiaramente l'ho fatto, e proprio in quell'occasione lì mi è venuto in mente, e da lì è una mia invenzione, di semplificare ulteriormente questa questa già semplificazione dell'Halliday sul calcolo della velocità di propagazione della onda elettromagnetica, prendendo un filo invece che la lastra carica, un filo in cui la corrente è la classica I, in cui noi sappiamo benissimo, perché l'abbiamo studiato 2 o 3 capitoli prima, in quell'anno stesso, che il filo percorso da corrente provoca un campo magnetico che ha questo aspetto qua, praticamente circolare dappertutto sul filo secondo la regola della mano destra, eccetera, tutto quanto lo potete vedere ovviamente nelle video lezioni, e questo filo va a intersecare il solito quadratino alla solita maniera, e con equazioni e confronti analoghi della stessa semplicità del caso della lastra ottiene il risultato di far vedere che questa
perturbazione del campo magnetico ed elettrico viaggia alla velocità della luce, cioè si propaga, si muove per forza alla velocità della luce. Lo si ottiene in questo caso, da cui appunto invenzione Inca, con una situazione, con un esempio molto meno improbabile ed astratto come la lastra infinita. La lastra infinita è una cosa che devi far ragionare poi sulla densità di correnti, ti complica le cose. Tu prendi il filo con la corrente I, è finito lì. L'unica differenza rispetto a quello con la propagazione poi tridimensionale anomala, difficile, è che in questo caso qua l'onda elettromagnetica si propaga secondo dei cilindri che vanno anche loro all'infinito, perché il filo è comunque pensato come un filo infinito. Allora questi cilindri sono i fronti d'onda che non hanno questa forma qua complicata come nel caso più realistico, ma che sono meglio di quello che veniva fuori nel caso della lastra. La lastra col movimento delle cariche aveva poi delle superfici di propagazione dell'onda che erano dei piani paralleli alla lastra, no? Questa è la situazione. Nel caso del filo vengono dei cilindri. Il risultato però è quello di ottenere questa cosa fantasmagorica scoperta a metà 800 della velocità di propagazione, che è quella della luce, si ottiene con le stesse semplici formule usate dall'Heinrich, che sono, come potrete controllare se andate a vedere la video lezione, che sono a livello di liceo scientifico paro, niente gradienti, robe strane, nabla o equazioni differenziali alle derivate parziali, tutto semplice. Ok? Via!